sembra incredibile, ma si è praticamente dichiarata disponibile per passare a Mediaset a condurre l'Isola dei Famosi. Ecco che appunto lei è un personaggio molto amato dal pubblico a casa, una donna bellissima che negli ultimi anni è sempre stata sulla cresta dell'onda. E anche una mamma sempre presente nella vita dei suoi figli. Felicemente sposata con l'uomo della sua vita, ha fatto una dichiarazione incredibile per quanto riguarda l'Isola dei Famosi. Le sue parole sono state ben chiare. Ecco cosa ha detto, ma soprattutto di chi stiamo parlando, che al momento lavora in Rai ma prenderebbe il posto che è stato occupato nella scorsa edizione da Vladimir Luria. Scopriamolo insieme. Una donna dal forte carattere che saprebbe cosa fare all'Isola dei Famosi. Per chi non lo ricordasse, inizialmente, l'Isola dei Famosi andava in onda proprio sui canali della Rai. Era un programma seguitissimo che faceva dei numeri d'ascolto incredibili. Il pubblico da casa non perdeva assolutamente nessun aggiornamento. E chi c'era al timone? Ovviamente una donna spumeggiante dalla bellissima chioma bionda. Parliamo di Simone Ventura. Successivamente, però, Mediaset acquista il format e con il passare del tempo ha perso un po' del suo appeal. Neanche la sua presenza come naufraga ha fatto rialzare le sorti del programma. Ecco quindi che proprio la prima padrona di casa ha fatto una dichiarazione sulle pagine di NuovoTV. In Rai, sappiamo molto bene che sono andati via dei nomi importantissimi e di conseguenza questa stagione che sta per iniziare sarà decisiva. La competizione fa assolutamente bene. Simona Ventura la rivedremo in compagnia di Paola Perego in citofonare Rai 1. Ha anche dichiarato, in una puntata ospite da Fabio Fazio, che si diverte moltissimo in questo ruolo. E per quanto riguarda il suo programma del cuore, forse si candiderà per la prossima stagione, oppure no, ma siamo certi, come lo è Super Simo, che se tornasse al timone di questo programma storico potrebbe cambiare le sorti dello show. Intanto si gode il matrimonio celebrato da poco con Giovanni Terzi. Simona è felicissima di aver unito una famiglia allargata con i suoi figli e quelli del marito, che erano commossi in un momento così intenso. E voi cosa ne pensate di un possibile ritorno in Simona Ventura alla conduzione dell'Isola dei Famosi? Potrebbe essere la soluzione del programma oppure no?